Posso farti una domanda? No, non mi fido, ciao. Il pubblico andava al cinema per ridere e guarda caso non rideva, quindi ne usciva deluso. Un cantastorie, un narratore di storie, uno che ha passato la sua vita raccontando delle storie che forse sono esistite, forse se le ha inventate. Federico Fellini è anche un grande bugiardo, forse l'uomo più bugiardo del mondo, però Federico c'ha una capoccia così. Bruno Tarallo, allora, dopo tanta attesa finalmente siamo qui, dove al Multiplex Arca di Spoltore ci sarà l'anteprima del film Le donne invisibili. Sì, stasera la grande serata, tutto esaurito come hai potuto vedere, non c'è un buco praticamente e niente, stasera sveleremo il famoso mistero di cui ti ricordi parlavamo un po' di tempo fa e niente, la gente è in attesa e devo dire la verità, capirà anche un qualcosa che anche dalla nostra locandina traspare, che magari quella che può sembrare una commedia un pochino anche superficiale, alla fine ha dei risvolti che insomma magari danno modo di pensare e il tutto si capisce soltanto alla fine, la chiave di lettura è nel finale. Regista, autore? Sì, sì, diciamo, la regia delle scene sul campo del set ha collaborato e l'ha fatta il mio carissimo amico Giuseppe Pomponio. Io mi sono occupato della regia in post-produzione, ma noi siamo gli opposti, io e Giuseppe, e quindi si crea questa sinergia. Insomma, dovrebbe essere venuto un lavoro simpatico, poi magari mi puoi rifare l'intervista all'uscita dalla sala per dare la tua sensazione. Mary Leone, il suo personaggio all'interno del film? E il mio personaggio in realtà è doppio. Interpreto una maga, una veggente, che in realtà è una, come posso dire, lo fa per mestiere, insomma, per vivere. E poi in realtà ci sarà una sorpresa finale, perché il mio ruolo poi sarà chiave, diciamo, per il finale a sorpresa, quindi adesso non posso svelare di più. Comunque c'è stato un bel lavoro e immagino ti sei divertita tantissimo con tutto il cast. Sì, sì, ci siamo divertiti veramente tanto, sia perché insomma si sa che quando si gira ci sono sempre mille inconvenienti e poi si è creato veramente un bel gruppo, siamo usciti spesso e volentieri, insomma, e poi anche il montaggio è stato molto divertente, perché alcuni di noi hanno partecipato anche alla revisione del montaggio e quindi lì anche insomma ci siamo divertiti. Giuseppe Pomponio, regista di questo film Le donne invisibili, allora che cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare un viaggio certamente interessante attraverso situazioni oniriche, di sogno, in cui incontriamo tante sfaccettature del mondo femminile, ognuna con un piccolo interesse da raccontare. Giulia Di Bastiano, protagonista di questo film, allora parlaci un po' del tuo ruolo all'interno di questo film. Allora, intanto salve, ciao a tutti. Allora, il mio ruolo è Terea, che sono follemente innamorata di Cirano, e Cirano è interpretato da Bruno Tarallo. Lui mi fa innamorare attraverso la rete, quindi attraverso delle email che contengono comunque messaggi d'amore e dei versi per cui perdo la testa, insomma. È un personaggio, diciamo, con molte sfaccettature, infatti sarò in molte scene del film. È molto simpatico, non posso dire altro perché comunque Bruno mi ha vietato, severamente vietato di dire altre cose del film, insomma. Quanto è importante per te il mondo dello spettacolo e della recitazione? Guarda, nella mia vita conta abbastanza, perché comunque non è il primo, diciamo, film che faccio. Però questa è stata una cosa fatta nella mia città, quindi in Abruzzo, e spingiamo, infatti diciamo che stiamo spingendo molto questo film perché in Abruzzo il cinema non è visto come nelle altre città, come Roma, Milano. Ho lavorato per esempio in Puglia e lì il cinema ora è tutto. E invece qui in Abruzzo siamo ancora un po' indietro.
Lino Piscella, è un'esperienza sicuramente bella quella di Le Donne Invisibili, tu che nel mondo nel campo della recitazione sei ovviamente molto conosciuto. Sì, questa qua è stata un'esperienza veramente interessante, come ben saprete è un film insomma indipendente, però in questo film ho notato da parte di tutti una grossa passione, che la passione praticamente ha trascinato e ha trainato la produzione di questo film. Che posso fare, c'è una differenza fra una produzione, una grande produzione di cui ho partecipato un paio d'anni fa, una produzione americana, un film diretto da Oren Jacobi, che tra l'altro è andato e ha inaugurato il Festival Internazionale del Cinema a Roma, e questa qui, lì è una grossa macchina organizzativa dove praticamente è tutto organizzato, tutto a puntino, però spesso la grossa organizzazione lascia dei punti di incognito, invece in questo caso dove praticamente è tutto prodotto, diciamo, quasi fatto in casa, quindi con una grossa passione, si vede l'intensità di chi lo interpreta, di chi veramente vuol realizzare qualcosa di buono e di bello. Stai lavorando a qualche altro ruolo? Ti vediamo infatti con la barba un po' lunga. Sì, a differenza dell'ispettore che ho interpretato qui, che è senza barba, pelato praticamente, qui c'è una barba che praticamente sto interpretando Dostoevsky, e quindi era d'obbligo che la barba sia lunga. Quindi sto interpretando il personaggio di Dostoevsky, tra l'altro un film un po' particolare dove interpreto sia la parte di Dostoevsky che la parte dell'attore che deve fare Dostoevsky. Lo sto facendo con Luca Kirstich, un ex regista Rai, che ha scritto anni fa questa sceneggiatura e adesso ha intenzione di produrla e di darla al pubblico. Lui è un amante della cultura russa ottocentesca, quindi Dostoevsky penso che sia fra i massimi del periodo. Patrizia Trisi è la donna invisibile all'interno di questo film. Raccontaci un po' il tuo ruolo, il tuo personaggio. Allora, il mio personaggio è appunto della donna invisibile o non invisibile, e si scoprirà appunto nell'ultima scena del film. Come si è trovata con questo cast straordinario? Molto bene, molto vario, vasto, e ci siamo sentiti un po', penso, tutti a casa. Avete lavorato tantissimo? Sì, abbastanza. Le riprese sono state fatte anche nel periodo estivo, quindi anche il caldo si faceva sentire e niente. C'è stata una scena che ti ha particolarmente toccato di tutte le riprese? Allora, la scena che più mi ha toccata è la scena sul divano, che ero praticamente ricoperta soltanto con un velo ed ero senza vestiti, senza nulla, e lì diciamo mi sono sentita un po' impacciata inizialmente, però comunque poi anche grazie al cast il ghiaccio si è rotto anche in fretta. Un grande lavoro, e poi c'è tanta soddisfazione per questo film. Sì, tanta soddisfazione, perché veramente ce la siamo visti da soli, non abbiamo avuto l'aiuto da nessuna istituzione, non un finanziamento, non un euro, però la soddisfazione maggiore è proprio perché è tutto sulle nostre spalle, della nostra associazione, l'Adriatica Production Arts. Rita Lumiera, allora, segretaria di produzione del film Le Donne Invisibili, è stato gestito un bel cast. È stato gestito un bellissimo cast, 150 personaggi che hanno girato intorno al film, e naturalmente compresi i tecnici e anche tutti quanti compresi, ed è stato veramente una sorpresa capire come si possono gestire queste 150 persone, e quando vedrete il film vi renderete conto che la bellezza di questo film è proprio la moltitudine dei personaggi che si susseguono, e quindi un grazie a Bruno perché ha consentito a tantissime persone di partecipare a questa bellissima esperienza. Ci sarà quindi da divertirsi con questo film? Sicuramente sì, perché il film è gradevolissimo, e noi puntiamo di andare anche naturalmente oltre Abruzzo, quindi in altre regioni, abbiamo già preso i contatti, e quindi non solo una firma che esce dall'Abruzzo ma anche che andrà fuori regione, siamo felicissimi. Sarà quindi una bella cartolina per la regione?
Esattamente questo, vedrete delle scene bellissime dell'Abruzzo che io amo tantissimo e per la prima volta vedrete immagini che forse neanche gli abruzzesi conoscono poi fino in fondo, quindi a presto. Tu hai lavorato anche a film che sono stati in concorso a eventi prestigiosissimi, parliamo del Festival del Cinema di Roma del 2014, 2014. E Venezia? In Venezia, poi ho avuto una parte nel film di Stefano Chiantini, che il protagonista era Marco Giallini, Storie sospese, che è stato in concorso al Festival di Venezia. Anche lì sì, è stata una bella esperienza, ripeto, una macchina organizzativa coprodotta dalla RAI, quindi immagina l'organizzazione che c'è dietro. Buona esperienza anche quella, a differenza completamente diversa da questa qui, ripeto, anche lì organizzazione, però qui la passione si nota molto, molto di più. C'è stato però un bel lavoro di squadra. Guarda, è stato un bel lavoro di squadra, sinceramente non pensavo che uscisse un prodotto così, devo essere molto sincera, invece è stato un bel lavoro di squadra, siamo stati 150 attori tutto il film e Bruno è stato molto bravo nell'organizzazione. Le location? Le location bellissime, ci saranno molte location dell'Abruzzo dove possiamo ammirare il nostro paesaggio, no? E ci sarà il mare, i teatri, i musei. È molto variegato, diciamo. Ci confermi quindi che nessuno del cast sa il colpo di scena finale di questo film? No, guarda, nessuno. Il film è fatto a compartimenti stagni, ognuno conosce soltanto e unicamente la scena dove ha recitato, non conosce la scena dell'altro, anzi stasera, che è la prima, per la prima volta si conosceranno gli attori protagonisti. Stanno solo i protagonisti, mancano tutte le comparse perché sarebbero stati 150, insomma non era possibile, verranno a vederlo sicuramente in altra occasione e niente, stasera si conosceranno, i protagonisti almeno si conosceranno. Quanto tempo avete impiegato per tutta la lavorazione del film? 4 mesi di riprese e poi invece il montaggio è stato abbastanza lungo, doveva uscire a dicembre ma le sale erano tutte piene, per cui ma forse è meglio così perché almeno usciamo in primavera. C'è stata una scena del film che ti è rimasta dentro? Sì, la scena al parco, che poi magari chi vedrà, è una scena che mi è piaciuta tantissimo sia per la location sia anche proprio per il personaggio, mi sono divertita tantissimo anche a girarla, devo dire. Lei è uno molto serio, però si è divertito molto in questo film. Sì, io in genere vengo intanto dal mondo teatrale, faccio teatro ormai da oltre 40 anni. Il cinema è una forma di comunicazione che ho iniziato a frequentare già da diversi anni. Il rapporto tra me e l'autore del soggetto della scrittura cinematografica è un rapporto di poli opposti. Abbiamo formazioni diverse, abbiamo storie diverse, abbiamo caratteri diversi, ma sostanzialmente poi quando incontriamo un progetto comune che ci può affascinare in qualche modo, troviamo la voglia, la volontà di misurarci con le complicazioni di progetti che spesso sono difficili, come questo, considerando che noi insomma abbiamo usato tutto ciò che avevamo a disposizione, ma non abbiamo una forza economica alle spalle in grado appunto di supportarci.